Eccoci, buonasera. Una serata, una giornata scandita dai nuovi tam-tam riguardo al rischio di elezioni anticipate. Uno spettro che da tempo non si aggirava attorno ai palazzi della politica. Eppure, dopo che tra ieri e oggi il Presidente della Repubblica ha deciso di ascoltare i capigruppo dei partiti rappresentati in Parlamento dopo gli scontri durissimi di ieri e dell'altro ieri, c'è qualcuno che ha detto che per il capo dello Stato l'alternativa è o si rientra nel clima di fattiva collaborazione, di confronto anche animato ma civile, oppure l'unica strada è quella di interrompere la legislatura. Magari Napolitano non l'avrà proprio detta così, ma la possibilità di elezione è stata ad esempio evocata da Pier Ferdinando Casini, ha detto si fa in tempo a votare a giugno. E comunque che ci sia un clima di grande tensione è evidente. La prova viene dal fatto che un ministro e un rappresentante di peso di un partito di governo come la Lega, cioè Calderoli, ha chiesto esplicitamente e ufficialmente le dimissioni del presidente della Camera Gianfranco Fini. Mentre i partiti sono attraversati da grandi fibrillazioni e soprattutto il principale partito di governo, il partito di Berlusconi, il PDL, dove ci sono contestazioni, critiche e tensioni per la Russa, ma anche per il capogruppo alla Camera Cicchitto. Questo è il clima di queste ore. Sappiamo com'è la politica, abbiamo visto già questa situazione in passato. Magari la barra della legislatura tornerà a essere dritta e tornerà la navigazione, però oggi è doveroso dirvi che il clima è quello che prelude alla possibilità di una fine traumatica della legislatura. In una giornata però che è stata nervosissima perché sul fronte degli immigrati c'è stata la fuga di massa, si può dire, davanti a tutti, davanti agli occhi delle telecamere, di tanti tunisini che erano stati portati nella tendopoli di Manduria, ma in realtà era facilissimo scappare. Qui nuove polemiche evidentemente sull'organizzazione del tendopoli in giro per l'Italia che nessuna regione praticamente mostra di volere. E poi c'è anche la questione Ruby, si avvicina il processo, le tensioni della politica del resto sono proprio sui temi della giustizia e vengono fuori i nomi negli altri atti che sono stati allegati dalla Procura di Milano in vista del processo di altre 10 ragazze che partecipavano alle feste di Arcore. Non solo, pensate, è allegato anche un servizio del nostro telegiornale, quello sul famoso concorso in cui per la prima volta si vide Ruby, in cui il presidente della giuria era Emilio Fede. Sentiremo anche un'intervista allo stesso Fede. Poi il clamoroso fatto di cronaca del filippino che effettivamente 20 anni dopo ha confessato e ammesso: sì, la contessa Alberica, figlio della Torre, l'ho uccisa io. E poi dovremo andare in Afghanistan, dove ancora una volta la vicenda della follia religiosa si scatena. 10 giorni fa, negli Stati Uniti, un pastore nel senso di rappresentante religioso, aveva dato fuoco al Corano. La vendetta è arrivata 10 giorni dopo. Preso d'assalto, un ufficio dell'ONU, trucidate 20 persone, alcune decapitate. Una terribile vendetta, fanatismo religioso, appunto. Vediamo i titoli. Dopo la bagarre alla Camera, richiamo di Napolitano, capogruppi di maggioranza e opposizione. Così non si può andare avanti. Uno spettacolo intollerabile che mette a rischio la credibilità delle istituzioni. E il leader dell'UDC Casini dice si può andare a votare a giugno. Per far tornare a funzionare il Parlamento, il presidente Fini si deve dimettere. Così Calderoli, che plaude però all'iniziativa di Napolitano. Sul comportamento della Russa, la Camera ancora critica dai compagni di partito. Nel mirino c'è anche il capogruppo Cicchitto per la gestione del processo breve in aula. Centinaia di immigrati in fuga dal campo allestito a Manduria, sotto gli occhi delle forze dell'ordine. Nella tendopoli allestita nel Tarantino sono arrivati almeno 2.000 migranti da Lampedusa, dove per ora il maltempo ferma sia gli sbarchi che i trasferimenti. A 5 giorni dalla prima udienza del processo Ruby, testimonianze su altre 10 ragazze coinvolte nelle feste di Arcore. Documenti allegati dalla Procura agli atti, acquisito anche un filmato trasmesso dal nostro telegiornale del concorso di bellezza in Sicilia in cui Ruby venne conosciuta.
Emilio Fede era presidente della giuria di quel concorso e dice in un'intervista al nostro telegiornale: dopo quel concorso in Sicilia non ho più visto Ruby fino a quando non l'ho incontrata una sera a Arcole. Non sono stata io a portarla. Da Berlusconi. A 20 anni dal delitto dell'oggiata confessa il domestico filippino. Sono stato io a uccidere la contessa Alberica Filo della Torre. Volevo solo essere riassunto. Chiedo scusa a tutti, ha detto Manuel Winston ai magistrati. L'incredibilità della famiglia presso cui lavorava. Strage in Afghanistan della sede dell'ONU di Mazir-i Sharif. Il massacro durante una manifestazione di protesta contro il gesto di due pastori americani che 10 giorni fa avevano bruciato una copia del Corano. Due funzionari orribilmente mutilati. E tra i 20 morti non ci sono italiani, perché illesa invece un'italiana che lavorava nella rappresentanza. Buonasera, avete sentito un TG fitto di notizie, ma partiamo subito dalla politica. Napolitano, dopo aver visto quel che è successo tra l'altro ieri e ieri mattina, aveva cominciato a convocare, ve l'avevo detto in tempo reale, e ieri sera i capigruppo dei partiti rappresentati alla Camera. E si è capito dai primi resoconti informalmente e poi sempre più chiaramente che il Presidente ha messo i partiti di fronte a un out-out. Lo sdegno per Montecitorio trasformata per 2 giorni in un'arena, la preoccupazione per la tenuta delle istituzioni, per l'attività parlamentare ormai paralizzata. Napolitano ha ripetuto a tutti i capigruppo parlamentari che ha convocato, appena rientrato dal suo viaggio negli Stati Uniti, lo stesso allarme, lo stesso invito al senso di responsabilità in un momento delicatissimo per la vicenda libica e la crisi economica. D'altra parte lo stato d'animo di Napolitano è tutto nell'agenda del Colle. Una serie tanto fitta di incontri, tra ieri e oggi sono sfilati i capigruppo di PDL, Lega, PD, UDC e IDV, oltre al ministro dell'interno Maroni, si ricorda il Quirinale solo per le consultazioni nel caso di crisi di governo, la massima emergenza repubblicana. E certo per Napolitano si è di fronte a un'emergenza. Il botta è risposta senza precedenti tra il ministro della difesa La Russa e il presidente della Camera Fini. Il confronto che diventa quasi scontro fisico, gli insulti, lanci di oggetti che, ironia della sorte, il capo dello Stato ha visto in TV poche ore dopo aver parlato alla New York University dei rischi dell'iperpartigianeria in politica, sono per il presidente della Repubblica anche l'evidenza di un impasse che rischia di travolgere le istituzioni. Così Napolitano non parla di scioglimento delle Camere, di voto anticipato, ma che il suo cartellino giallo possa trasformarsi nel triplice fischio finale della legislatura è scenario ben presente a tutti gli interlocutori. Riteniamo che esistano tutte le condizioni per portare la legislatura alla sua scadenza naturale, assicura il capogruppo PDL alla Camera Cicchitto. La Lega applaude a Napolitano, ma continua a chiedere le dimissioni di Fini, mentre l'opposizione torna a parlare di elezioni. Siamo arrivati al momento della verità. Andare avanti in queste condizioni, con una ossessione giudiziaria che insegue il Parlamento, con la necessità di fare sempre nuovi sottosegretari e l'incapacità di risolvere i problemi, meglio andare al voto. Il governo non c'è, quando c'è fai dei pasticci, qualsiasi cosa è meglio di questa situazione, elezioni comprese, dice il segretario del PD Bersani. E Luca Cordero di Montezemolo, che ciclicamente i Boatos vogliono pronto a scendere in politica e che ciclicamente smentisce, questa volta è possibilista. Se continuano così, viene davvero voglia di farlo, dice. Ma continuano le tensioni tra maggioranza e opposizione, ma anche all'interno della stessa maggioranza. Lo prova tutto quello che è successo oggi, a cominciare dalla perentoria richiesta del ministro leghista Calderoli di dimissioni del presidente della Camera. Il capitolo successivo delle 48 ore di guerriglia parlamentare è tutto meno che una tregua. L'attività prevalente è la messa a fuoco del bersaglio. Il ministro leghista Roberto Calderoli punta diritto contro Fini. Per far tornare a funzionare il Parlamento la soluzione è una sola. Il presidente della Camera si deve dimettere, dichiara in una nota, in cui definisce necessarie le tirate d'orecchie ai ministri e indispensabile l'intervento del Quirinale. Il pesce puzza dalla testa, mette per iscritto. Fini non può tutti i giorni prendere a calci la maggioranza per il suo livore verso
verso Berlusconi. La Lega e il PDL accusano Fini di non aver dato tempo ai ministri di votare ieri il processo verbale che ricostruiva il caso La Russa. L'opposizione replica che Fini ha aspettato un bel po' e Italo Bocchino contrattacca. Le accuse a Fini servono a coprire le deficienze del governo e della maggioranza, dichiara. In nessun Parlamento è previsto che il ministro della Difesa mandi a quel paese il presidente della Camera in aula. La Russa è ovviamente anche oggi, a due giorni dal gestaccio cliccatissimo sui siti, l'altro uomo nel mirino. Platealmente in quello delle opposizioni, sotto traccia in quello del PDL, dove si addensano i malumori degli ex forzisti, penalizzati dalle manovre per i rimpasti e per le liste delle amministrative. Beh, io mi auguro che il clima sia sempre più mite, come bella la giornata di oggi. Ha incontrato Fini? No, oggi non c'era. La Russa non chiede scuse, sottolineano nel PDL, e la cosa è in attesa che gli organismi della Camera decidano se punirlo con il divieto di votare in aula o con una censura non li rallegra. Gli ex AN, che non vedono di buon occhio le ambizioni del rampantissimo guardasigilli Alfano, rilanciano la tesi che tuttavia è molto più grave il lancio del tesserino del ministro della giustizia che non il vaffa di quello della difesa. Se potessero ne chiederebbero le dimissioni con Di Pietro, perché tutto si mischia nella perdita di senso della misura oltre che delle istituzioni. Rancori personali, questioni delle origini, speranze per il dopo. E così arriviamo al quarto uomo, Fabrizio Cicchitto. Il capogruppo raccoglie critiche unanimi. Ha sbagliato tutto nella conduzione dei giochi in aula. Il risultato è lo slittamento del processo breve, dicono. Così si rianima Claudio Scajola, che confida in un nuovo ruolo, e si arriva a dire che forse Cicchitto potrebbe traslocare al Ministero delle Politiche Comunitarie e lasciare il posto a Lupi, che tuttavia potrebbe preferire tenersi la vicepresidenza della Camera. Queste sono solo voci. È certo invece che oggi a Manduria abbiamo visto quanto può essere difficile attuare una politica di contenimento e di soddisfacimento di quelle che sono le richieste degli immigrati, che vorrebbero avere almeno una tendopoli provvisoria, ma poi scappano. Guardate questi tunisini, aprono il cancello principale, nessuno lo controlla, escono, si guardano intorno, sembrano non avere fretta, si allontanano lentamente, nessuno li ferma, nessuno dice niente, passano davanti ad una camionetta della Guardia di Finanza. Ancora pochi passi, solo ora iniziano a correre verso le campagne. La nostra parte. Questi altri scavalcano la recinzione davanti agli uomini del Corpo Forestale dello Stato senza alcun problema. È andata avanti così per tutta la giornata, perché nella tendopoli di Manduria si può davvero fuggire senza alcuna difficoltà. Oggi qui sono arrivati circa 2.300 migranti. A bordo delle navi partite ieri da Lampedusa vengono trasportati nella struttura con dei pullman. Una volta entrati, chi vuole può farsi registrare come profugo in un ufficio di polizia mobile. Chi lo fa però ha l'obbligo di rientrare ogni sera. Pochissimi in realtà hanno scelto questa strada, tutti gli altri invece tentano la fuga. La meta è quasi sempre la Francia, stessa lingua, molti parenti da raggiungere. Passare il confine però quasi impossibile, così in alternativa si tenta di raggiungere la Germania o magari la Svizzera. Provano ogni strada, soprattutto con il treno. Nella vicina stazione ferroviaria di Oria, presa d'assalto. Le strade intorno a Manduria così sono diventate un viavai continuo di migranti a caccia di notizie e di informazioni utili per il loro viaggio. Fermano gli abitanti della zona, si fanno indicare città dai nomi a loro sconosciuti. Qualcuno viene riacciuffato e riportato nel campo. Nel pomeriggio la polizia fa sapere che i controlli sono stati rafforzati, ma non basta. Nel campo dovrebbero esserci in tutto circa 3.000 persone. A pranzo sono solo qualche centinaio. E questa è solo una delle prime tendopoli tirate su in fretta e furia per liberare Lampedusa. Altre dovranno sorgere in tutta Italia. Dovrebbero essere strutture di accoglienza. Per ora sono solo un luogo di passaggio per la fuga. Il ministro dell'Interno Maroni intanto promette entro un mese il campo di Manduria sarà smantellato. Sarà anche vuoto se va avanti così, ma il tema immigrazione ovviamente è il più scottante sotto il cielo della politica, fatta salvo ovviamente la giustizia. Questo vento di libertà e di democrazia che è soffiato impetuoso sui paesi della sponda sud del Mediterraneo e non solo, ha cominciato a provocare uno tsunami umano che può assumere delle dimensioni
davvero importanti. Il primo appuntamento della cabina di regia sull'emergenza immigrati si risolve con un nulla di fatto. La soluzione provvisoria individuata dal governo per svuotare l'isola di Lampedusa, montare 7.000 tende in 48 ore, non piace affatto ai presidenti delle regioni. Tutto da rivedere nel nuovo incontro di martedì, dopo che il Premier ed il Ministro Maroni saranno volati a Tunisi per cercare di trovare una via d'uscita ad una situazione che diventa sempre più difficile da gestire. È importante in questo incontro insistere e assumere l'impegno della Tunisia per l'accettazione dei rimpatri, che è la cosa, è la prima misura che noi cercheremo di portare avanti per risolvere la situazione che si è creata. L'impegno del governo tunisino come unica speranza per fermare gli sbarchi in attesa dell'ancora più temuta ondata di profughi veri e propri dalla Libia. Il problema di oggi sono gli oltre 20.000 tunisini sbarcati negli ultimi due mesi, che tranne poche eccezioni sono a tutti gli effetti clandestini. La soluzione tendopoli è solo provvisoria, assicurano Berlusconi e Maroni, ma i presidenti delle regioni non si fidano. Martedì aspettiamo dal governo una proposta seria, dice il presidente delle regioni Vasco Errani. Tra le ipotesi quella di permessi temporanei per ricongiungimenti familiari per quelli che intendono raggiungere parenti in altri paesi europei. Sergio Chiamparino, sindaco di Torino, che aveva messo a disposizione uno spazio, ha ritirato l'offerta accusando Maroni di essere in malafede. Il presidente del Piemonte Cota ha dato la disponibilità ad ospitare i profughi, dice Chiamparino. È necessario chiarire se si tratta di clandestini o di rifugiati. Il timore è che le tendopoli si rivelino una sorta di colabrodo da cui chi vuole può fuggire indisturbato, come già sta accadendo a Manduria. È proprio il caso Manduria, la tendopoli pugliese trasformatasi in un'appendice di Lampedusa, provocato le dimissioni del sottosegretario all'interno, Mantovano. E già, e c'è la situazione libica che ovviamente fa ipotizzare che gli arrivi possano essere improvvisamente anche decuplicati del loro numero. Disperati che a migliaia potrebbero arrivare nel nostro paese per sciamare in Europa o restare in Italia. È per questo che si monitora con apprensione maggiore che negli altri paesi la situazione sul campo a Tripoli e a Bengasi. Sotto scacco sul terreno i ribelli provano a prendere tempo e dettano le loro condizioni. A Bengasi, alla presenza dell'inviato speciale dell'ONU, il giordano Al-Khatib, il consiglio transitorio che governa le aree conquistate si è detto disponibile ad un cessate il fuoco. A condizione però, hanno affermato, che la famiglia Gheddafi lasci la Libia, che le forze fedele al Rais si ritirino e che al popolo sia data libertà di parola. Un appello all'Italia perché faccia pressione in tal senso è stato chiesto dai rivoltosi, che hanno confermato l'incontro di un loro inviato lunedì a Roma con il ministro Frattini. Difficile che il colonnello Gheddafi accetti proprio ora che le sue milizie stanno ricacciando indietro i ribelli. La città di Misurata, la terza del paese, ancora parzialmente sotto il controllo dei ribelli, sarebbe stata sottoposta oggi al peggiore dei bombardamenti dall'inizio delle ostilità. I caccia della NATO hanno leggermente rallentato i raid. La causa è il maltempo che rende difficile individuare i bersagli. Potrebbe forse essere questa la causa della morte di 7 civili, tutti ragazzi fra i 12 e i 20 anni, rimasti uccisi da una bomba dell'Alleanza a 15 chilometri da Brega, dove starebbero avvenendo gli scontri più violenti, lo hanno riferito fonti mediche locali. Altri 8 civili, donne e bambini, sarebbero morti sotto i bombardamenti della NATO avvenuti a Sirte. A denunciarlo è ancora Monsignor Martinelli, vescovo di Tripoli, che ha citato fonti ospedaliere. Centinaia di sfollati si stanno nel frattempo ammassando lungo le frontiere. Ad assisterli dai prossimi giorni saranno gli uomini della missione europea denominata EUFOR Libia, il cui comando è stato assegnato oggi all'Italia al controammiraglio Claudio Gaudosi. Intanto, secondo fonti di stampa non smentite dal governo di Londra, un inviato di Saif al-Islam, uno dei figli di Gheddafi, si sarebbe recato in segreto nella capitale britannica per negoziare una strategia di uscita per il Rais. E poco fa, da Tripoli, la missione da parte di un alto funzionario del regime. Stiamo tentando di negoziare con Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia per fermare i bombardamenti e trovare una soluzione condivisa alla crisi. In Italia ovviamente si avvicina il giorno del processo che si chiamerà Rubygate, cose di questo genere. Proprio oggi, con una nuova mossa, la Procura ha allegato nuovi documenti, nuovi atti che entreranno nel processo.
A 5 giorni dall'inizio del processo per il caso Ruby, altre carte si aggiungono alle 25.000 pagine di atti già depositati dalla Procura. I nuovi documenti di indagine racchiusi in 3 CD sono stati notificati questa mattina ai difensori di Berlusconi e degli altri indagati nell'ambito delle inchieste sulle feste a Villa San Martino. Tra le carte ci sono nuove testimonianze, i risultati di altri accertamenti su assegni relativi all'anno 2009 e riferibili a Silvio Berlusconi, ma soprattutto i nomi di almeno una decina di altre ragazze che avrebbero partecipato ai presunti festini a luci rosse. Finora erano 33 le ragazze che avrebbero frequentato l'anno scorso la Villa del Cavaliere e tutte sono state citate come testimoni dall'accusa. Tra i nomi nuovi spicca quello di Noemi Letizia, la giovane di Casoria all'origine del primo scandalo che coinvolse il presidente Berlusconi e che causò la rottura definitiva tra il premier e la moglie Veronica Lario. Nella lista ci sono anche Barbara D'Urso, Bene Rodriguez e Aida Jespica. Tra le carte acquisite dalla Procura c'è anche un servizio del nostro TG che mostrava il video sul concorso di bellezza di Taormina del settembre 2009, dove Ruby ed Emilio Fede si sono conosciuti. I pubblici ministeri danno molta importanza a questa frase pronunciata da Emilio Fede. Sottolineo, c'era una ragazza di 13 anni, se non sbaglio, egiziana, mi sono commosso, ho solidarizzato, ma non soltanto a parole, perché poi bisogna seguire con i fatti. Questa ragazza non ha più i suoi genitori, tenta una via, che cosa? Non è certamente quello della bellezza, e allora mi sono impegnato e lo farò senza bisogno di pubblicizzarlo. Ne sappiamo. Per aiutarla veramente. Ma e cosa ha da dire Emilio Fede, che è tirato in ballo da questo filmato? Siccome siamo noi che l'abbiamo trasmesso, è giusto sentire anche l'opinione, la versione del direttore del TG4. Direttore, c'è un video del telegiornale della 7, è il video del concorso di bellezza a Taormina, Sant'Alessio Siculo. C'è Ruby, che dice che ha 16 anni, e c'è lei che praticamente la premia dicendo c'è una ragazza di 13 anni che io voglio aiutare. La procura ha depositato questo video negli atti dell'inchiesta. Sarebbe la prova che lei conosceva Ruby già molti mesi prima che arrivasse ad Arcore e sapeva che era minorenne. Io in quel concorso, Un volto per il cinema, fra le tante ragazze ho incontrato la storia di questa ragazza. La storia di questa ragazza, che mi diceva di essere egiziana, ma non ha importanza, non è quello il problema. Il fatto è che lei mi aveva detto che il suo sogno da grande era di avere una famiglia, sposarsi, avere un figlio e fare la carabiniera. Mi sono commosso, certo, ma c'è una ragione. Mio padre, vice brigadiere dei carabinieri, è medaglia di bronzo al valor militare. Se c'è una ragazza che mi dice che il suo sogno è quello di fare la carabiniera, io chiedo la solidarietà per questa ragazza. Naturalmente, poi sui giornali sapete cosa è successo? È successo che la frase viene cambiata, cioè interrotta. Io dico il suo sogno da grande è quello di puntini puntini. Hanno aggiunto le demora e poi Arcore. Ma l'ha portata lei o no ad Arcore, Ruby? Allora, io voglio dire con grande sincerità e rispetto per l'impianto accusatore, vedremo poi davanti a un tribunale. Io non ho portato Ruby per la prima volta ad Arcore. Voglio dire, io non ho portato per la prima volta Ruby ad Arcore. Scusate, voglio essere chiaro. Io ad Arcore per la prima volta non ho portato Ruby. Dopo? Dopo no, mai. Io l'ho incontrata per la prima volta ed era passato un mese, dove adesso non ricordo, ad Arco, tant'è che ho chiesto, ma questa chi è? Hanno frugato la mia vita, hanno fatto bene. Migliaia di intercettazioni telefoniche, 5.600 intercettazioni telefoniche, anche nel privato, al massimo privato, va benissimo, non c'è problema. Non ho nulla da nascondere, assolutamente. Io vorrei presentarmi alla Corte e dire, mi avvalgo della facoltà di non difendermi. Fatemi le domande, vi darò le risposte. Esattamente tutte le risposte, e da queste non potrà che emergere una sola verità: Emilio Fede non ha fatto nulla di tutto ciò di cui viene accusato. Assolutamente no. Questo è un rispetto che devo a me stesso, alla mia famiglia, ai miei colleghi, al mio pubblico, ma anche alla giustizia. Emilio Fede, come noto, sarà processo insieme a Lele Mora e a Nicole Minetti. Anche la Minetti oggi ha parlato a un'emittente lombarda. Sentiamo. Esce dalla sede milanese del PDL poco prima dell'1. È una Nicole Minetti versione primaverile, quella intercettata dal giornalista di Telelombardia. Tranquilla, sono tranquilla.
Serena, nessuna preoccupazione? No, per il momento no, nessuna preoccupazione, no, assolutamente. L'ultima volta che aveva parlato davanti a una telecamera era stato con l'inviato della CNN a febbraio, in mezzo a una vacanza a Dubai e le sedute in consiglio regionale mai disertate. Nicole Minetti è indagata nel caso Ruby per induzione e favoreggiamento della prostituzione. L'udienza preliminare deve ancora iniziare, ma il suo primo appuntamento in tribunale è il processo a carico di Berlusconi, che inizierà il 6 aprile, dove lei è stata citata dall'accusa. Io di questa parte giudiziaria non parlo, ti ripeto, credo che i processi si fanno in aula, non sulle televisioni, non sui giornali. Io ho grande fiducia nella giustizia e vedremo come va. Sono convinta che andrà bene, sono tranquilla. Fantastica sul suo futuro la Minetti, personale e politico. Solo qualche giorno fa aveva detto di puntare al Ministero degli Esteri. È un sogno, ovviamente, era abbastanza palese. Il giornalista mi ha fatto una domanda, si stava parlando di come ti vedi tra 10 anni e io ho risposto mi vedo sposata, lo spero, con dei figli e soprattutto ho detto spero ancora in politica. Ma pensi che questa vicenda ti abbia compromesso un po' la tua immagine oppure no? Beh, quello sicuramente sì, ora sta a me, diciamo, sovvertirla in questo senso qua, sicuramente, tramite il mio impegno in regione, tramite i miei progetti, studiando, preparandomi e cercando di cambiare quello che è oggi il percepito della mia immagine, sicuramente. Il cronista vuole sapere di più. Ma quindi dopo le intercettazioni non l'hai più sentito il presidente? Ma questa è una domanda a cui non rispondo. Nicole, quindi l'ultimissima cosa che posso chiederti, se non mi scappi via, è quello che si chiedono tutti, se queste feste continuano, ci sono ancora, se è più stata. Basta, vi auguro buon appetito. Grazie. Giudicate, come sempre dico, giudicate voi. C'è un'altra vicenda però che giudiziaria non avrà bisogno di un processo, perché c'è l'ammissione, anche se poi ovviamente la giustizia farà il suo corso, ma c'è l'ammissione dell'interessato. 20 anni dopo era stato proprio il domestico filippino, l'autore dell'omicidio di Alberica Filo della Torre, uccisa appunto 20 anni fa nella villa dell'Olgiata. Uno dei delitti che sembravano destinati a essere irrisolti, invece la confessione. Volevo togliermi un peso che portavo da 20 anni, sono stato io ad uccidere la contessa Alberica. La confessione del domestico filippino Manuel Winston Reyes è la conferma definitiva. Il delitto dell'Olgiata ha ora il suo colpevole. L'uomo, all'epoca del delitto poco più che ventenne, ha raccontato in lacrime al magistrato di essere tornato quella mattina del 10 luglio del 91 nella villa della famiglia Mattei, dopo essere stato licenziato dalla contessa Alberica Filo della Torre, per chiederle di essere riassunto. «Avevo bisogno di soldi, sono andato lì solo perché volevo lavorare», ha detto. Questa mattina, durante l'interrogatorio di garanzia, Winston si era avvalso della facoltà di non rispondere. Poi, dopo un breve colloquio con i suoi legali, ha chiesto di essere nuovamente ascoltato dal PM. E poi la confessione. Manuel Winston Reyes era stato fermato dai carabinieri il 29 marzo scorso, dopo che le analisi di laboratorio avevano riscontrato tracce del suo DNA sul lenzuolo con cui era stata strangolata la donna, uccisa nella sua camera da letto. «Chiedo scusa al marito, ai figli e a tutti gli italiani», ha detto. «Non ricordo le fasi del delitto. In tutti questi anni ho cercato di dimenticare. Ogni volta che sentivo parlare della contessa mi prendeva l'angoscia», ha spiegato. L'inchiesta sull'omicidio di Alberica Filo della Torre stava per essere archiviata nel 2007. Il marito, Pietro Mattei, chiese la riapertura del fascicolo, convinto che le analisi di laboratorio più sofisticate rispetto a quelle di 20 anni fa potessero contribuire ad identificare il responsabile. E così è stato. Da una macchia di sangue di appena 2 centimetri è stato prelevato il DNA e confrontato con quello di Manuel Winston, tra i primi sospettati del delitto. I test hanno dato esito positivo e i carabinieri hanno fermato l'uomo nel timore che potesse fuggire. Ricevuta la notizia della confessione, il marito della contessa quasi non riusciva a parlare per la commozione, hanno riferito i legali della famiglia, aggiungendo che in tutti questi anni Pietro Mattei ha continuato a cercare l'assassino della moglie, anni difficili in cui lui stesso era stato oggetto di dubbi ed insinuazioni. Adesso dobbiamo tornare all'estero perché è successa quella storia incredibile che raccontavamo già dai titoli. 10 giorni fa in Florida, in America, quindi due religiosi ancora una volta davano sfogo a quello che chissà perché è una pulsione che attraversa alcuni fondamentalisti religiosi americani, cioè hanno bruciato il libro del Corano. 10 giorni dopo, una manifestazione di protesta per quell'atto in Afghanistan ha portato all'assalto del locale ufficio dell'ONU ed è stata una carneficina.
L'edificio dell'ONU di Mazar-i Sharif è stato attaccato al termine della tradizionale preghiera del venerdì. La manifestazione era cominciata pacificamente. Alcune centinaia di persone radunate per protestare contro ciò che era successo in America, in una piccola comunità della Florida, circa 10 giorni fa, quando due pastori protestanti avevano bruciato una copia del Corano. Il massacro è cominciato con il lancio di pietre contro gli agenti di sicurezza, poi le fiamme appiccate agli uffici e dopo 2 ore di orrore il bilancio sembrerebbe essere di una ventina di morti, tra cui alcune guardie nepalesi, un rumeno, un norvegese, uno svedese e 5 manifestanti. 2 dei dipendenti sono stati decapitati. L'unica italiana presente sul posto durante l'attacco, ha rassicurato la Farnesina, è rimasta illesa. E data la gravità dei fatti, immediato è stato l'arrivo a Mazar-i Sharif di Staffan de Mistura, il rappresentante delle Nazioni Unite in Afghanistan. I numigliai erano scesi in piazza, come spiega quest'uomo, per protestare contro Wayne Sapp e Terry Jones, i due pastori integralisti della Florida che il 21 marzo, dopo averlo annunciato a più riprese, avevano portato a termine il progetto di bruciare il libro sacro dell'Islam. Una iniziativa provocatoria che aveva suscitato la rabbia dell'intero mondo musulmano e anche la disapprovazione del Papa e di numerosi capi di Stato e di Governo. Mazar-i Sharif era considerata fino ad oggi una delle città più sicure dell'Afghanistan, tanto che era stata inserita pochi giorni fa dal governo afghano nella lista delle località che a luglio sarebbero dovute tornare sotto il controllo di Kabul. Una decisione che probabilmente ora dovrà essere rivista. Oggi è stato dichiarato in città lo stato di emergenza. Il governatore ha detto che secondo lui dietro l'attacco ci sarebbero i talebani. Alcune persone sono state arrestate. Stallo in Rai. Oggi dovevano esserci delle nomine, tra cui quella del nuovo direttore del TG2. C'è una candidata, Susanna Petruni, che è vice direttore del TG1 e che è supportata e portata dalla maggioranza, diciamo, di governo e anche dalla maggioranza del Consiglio di amministrazione. Proposta dal direttore generale Masi è stata bloccata, a quanto pare ci vogliono altri accertamenti, così come sono state bloccate tutte le nomine dei vice direttori, di cui abbiamo parlato già ieri sera anche un po' ironizzando. Se ne riparla insomma la settimana prossima, la telenovela Rai continua. Oggi è stato un venerdì di passione per lo sciopero dei servizi pubblici, ma partiamo da questo per parlare d'altro. Impazzire per 2 giorni di seguito. Se oggi lo sciopero dei trasporti ha messo a dura prova i milanesi, domani la città se la vedrà col derby. Un sabato che potrebbe svelare la via dello scudetto, o almeno per chi sarà più agevole la marcia verso il titolo. Ma questo non è un derby come gli altri, non solo perché l'Inter ha riconquistato punti su punti alla capolista Milan e vincendo domani scavalcherebbe i cugini, ma soprattutto perché lo farebbe sotto la guida di Leonardo, il tecnico brasiliano che trasuda rossonero per il suo passato da giocatore, manager e allenatore nella società di Silvio Berlusconi. E in fondo al cuore qualche suo calciatore non ha capito il salto di barricata. Se me la sentirò di gioire per un momento la partita, ci mancherebbe altro, non vedo perché non sia così. Io credo che oggi sono molto coinvolto in questo progetto, mi sento molto legato a tutti e lavoro per arrivare a quello. Dall'altra parte c'è un Allegri leggermente adombrato. Il fatto è che non manda giù che si snobbi il suo Milan primo in classifica. In giro capta una scarsa fiducia verso le chance dei rossoneri. Insomma, la rimonta non solo numerica dell'Inter insinua nell'immaginario dei tifosi, anche lontani emotivamente dalle due contendenti, la convinzione che la leadership milanista abbia le ore contate. Noi siamo in testa alla classifica da 21 giornate, però è anche vero che in 2 partite ne abbiamo fatto 1 punto e gli altri ci hanno risucchiato 5 punti, quindi non resta che giocarlo questo derby. Sarà probabilmente l'ultimo per Gattuso, mentre non ci sarà Ibrahimovic, l'ex che risolse la gara di andata con un rigore. Erano i tempi di Benitez sulla panchina nerazzurra, prima che un altro ex, Leonardo appunto, irrompesse sulla scena di San Siro con una divisa differente. Sempre righe verticali e parallele, ma spesso in questo calcio si incontrano e come. Allora c'è un illustre psichiatra e scrittore, Vittorino Andreoli, ospite tra poco di Lilli Gruber a 8:30, poi ci sono le invasioni barbariche dove ci sono ospiti di Daria Bignardi, Matteo Renzi, Don Gallo, Enrico Bertolino e molti altri. Noi ci fermiamo qui.
L'ultima notizia arriva dalla Siria. Gruppi armati hanno sparato contro cittadini e forze dell'ordine in un sobborgo di Damasco, Duma, ma anche nella città di Homs, causando diversi morti e feriti. Lo riferisce l'agenzia ufficiale siriana Sana, citando appunto una fonte vicina al governo. Resta quindi molto tesa la situazione in Siria. L'ultima notizia del giornale, ci fermiamo qui. Buonasera, domani.